Salve a tutti e benvenuti nel dodicesimo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K e 60 fps su PC. Questo luogo ormai è diventato molto triste per il fatto che Q sia qui mezza morta, direi di lasciarcelo un attimo alle spalle perché ora abbiamo la nostra missione. Direi di andare prima di tutto in alto. Dove... Ci possiamo teletrasportare, vediamo un po'. Qua possiamo teletrasportarci. Ok, esploriamo un secondo il nostro hub centrale e come prima area tra le 4 disponibili sceglierò la vetta di Baur. Quella innevata, che è bellissima, come tutte le altre effettivamente. Allora, parliamo un secondo a Tocca, vediamo cosa ci dice. Ho saputo della tua amica e mi dispiace. Mi dispiace per lei e per chi le ha fatto del male. Niente è più meschino di un forte che ferisce un debole. Ma la luce che ritorna... Ecco, quella è promettente. Ci serve qualcosa per vincere la malinconia, la polvere e la sabbia. Forse tu potresti riuscirci. Ma certo che ci riuscirò a Tocca. Dici qualcosa di diverso? No, ok, sempre la stessa cosa. Salviamo un attimo qui. Parliamo a Grom. Salve spirito, ho saputo della tua amica. Mi dispiace. Così tante cose stanno andando male ultimamente. Spero che si riprenda presto, quando la luce spezzata si ricomporrà. Noi Gorlek abbiamo messo al riparo un pezzo di quella luce tanto tempo fa, nella mia vecchia casa, nell'estremo oriente, il luogo sepolto dalle sabbie. Le nostre guglie erano più alte delle colline prima che il vento e la sabbia le facessero sgretolare. Se ci vai, fai attenzione. È un posto difficile. Questo è anche un suggerimento di gameplay che ci indica che quello è tecnicamente il posto finale. È il posto più difficile in cui andare. Il Moki mi ha detto che hai trovato Baur e la sua vetta. Non dare retta a quel vecchio orso. Anche se ormai ha rinunciato a tutti i suoi sogni, molti di noi ancora sperano di vedere giorni migliori. E ora che sei qui, beh, forse non dovremmo aspettare troppo a lungo. Ed ora possiamo anche effettuare questo, situazione spinosa. Quei rampicanti appuntiti che crescono dappertutto sono davvero fastidiosi, te lo dico io. Con un po' di aiuto potrei eliminarli e rendere le radure più sicure per tutti. Vai! Fantastico, mi do subito da fare! E se si dà da fare il Gorlek, guardalo qua, fiero, che colpisce anche un po' Ori così. Ed ha eliminato le spine da tutte le radure della sorgente. Niente più spine, queste radure stanno diventando sempre più belle. Ok, niente, nessun altro progetto perché non ne avremo più. Qui abbiamo un altro Moki. Hai paura dei ragni? Non ne ho mai visto uno, ma lo sarei anch'io. Ho saputo che ci sono tanti ragni nelle profondità di Legno Marcio. È la zona sud che dovremo visitare nei prossimi episodi. Fortuna che c'è un guardiano di pietra che li tiene intrappolati. È quel guardiano che abbiamo visto in uno dei primi episodi in realtà, dove vi avevo detto, ecco, qui ci torneremo prima o poi. Qui si può scendere e abbiamo un Moki. Sei uno spirito servizievole, ho un problema. La mia ghianda è finita nel foro. Era un dono di una Moki speciale. Oh, romanticone. La recupererei io, ma il foro è davvero piccolo ed è molto buio. Forse qualcuno con degli attrezzi potrebbe allargarlo? Abbiamo ottenuto una nuova missione di costruzione. Quando avremo abbastanza materiali potremmo dire a Grom di costruire. Qui abbiamo la sabbia, non possiamo ancora fare nulla con la sabbia. Quindi qui sotto abbiamo finito, ma qui c'è ovviamente un segretino. Continuiamo da questa parte. Abbiamo ancora questo Moki. Ok, qui dobbiamo solamente costruire la casa. Qui abbiamo Twillen. I miei clienti sussurrano della tua amica. Dicono che stai cercando di salvarla. Anch'io avevo un'amica una volta, prima che avessi solo i miei frammenti brillanti. Eh già, ammiro la tua forza. E mi ricorderò il tuo nome, Ori. La prima volta che ci chiama per nome lui. Vediamo i frammenti, sono i soliti che abbiamo già comprato, però ora forse possiamo migliorare ulteriormente lui. Raccolta di luce, vai.
E basta, direi. Questi li tengo per ora così. Grazie per l'acquisto. Ora mi sa che punterò a prendere il triplo salto come frammento. Lui è quello che vuole il cappellino. Qui sotto non possiamo fare nulla. Quindi continuiamo da questa parte. Esploriamo l'altra zona delle radure della sorgente. Salviamo. Perché infatti di qua ora si può scendere. Abbiamo l'acqua purificata. Questa esperienza che possiamo prendere, semplicemente passandoci sopra. E qui abbiamo una casetta. È la casetta di Lupo, il cartografo. Salve, benvenuto nella mia umile dimora. Ma io ti ho già visto in giro. Devi essere un esploratore. Beh, c'è un luogo da esplorare e tu sei proprio lo spirito giusto, il bosco silente. Lo farei io, ma temo che il clima non sia adatto alla mia costituzione. Insomma, pioggia, cenere, morte dal cielo. Quindi vacci tu e poi raccontami tutti i dettagli e i pericoli. Aiutami a completare questo progetto e ti farò un ottimo sconto su qualsiasi mappa di cui tu abbia bisogno. Su queste mappe ho annotato alcuni appunti basati sulle mie ricerche. Vuoi vederli? Certo. Lui, una volta che lo troviamo qui nella sua casetta, ci venderà la mappa che rivela le cellule energetiche, quella che rivela le cellule vitali e quella che rivela tutti i frammenti. Quindi per l'endgame è ottimo. Ok, magari un'altra volta, ma certo, un'altra volta. Comunque qui non si possono usare attacchi. Mi ricordo che anche questi potevano essere distrutti, quindi è una cosa che hanno proprio corretto. Non si può più. Eh sì, questi qui potevano essere assolutamente distrutti. Ah no, aspettate, non posso attaccare perché non ho selezionato correttamente quello che voglio. Allora, così e così. Ecco, infatti ci danno un'esperienza. Qui abbiamo anche un segretino. Dentro la pentola c'è un bel po' di esperienza. E anche questi in teoria, esatto, si possono rompere. Per prendere un po' di esperienza gratis. Tra l'altro un bel po' di esperienza gratis, eh. E usciamo dalla sua casetta. Qui non possiamo ancora passare, ma usciremo semplicemente da sopra. Non possiamo andare qui sotto. Quindi torniamo indietro. C'è ancora qualcosina da esplorare, in realtà. Lo seguiamo di qua. Passaggio segreto, ovviamente. E un Moki. L'acqua è pulita, ci sono grotte da esplorare. Non posso saltare in alto come te, ma ho un grande entusiasmo. Con l'entusiasmo tutto si trasforma in avventura. Esatto, perché noi mi sa che attualmente non possiamo arrivare lassù. Ci serve un'abilità che prenderemo più avanti. Anche se col triplo salto ci riusciremo in realtà. Continuiamo ad esplorare le radure sommerse perché non è ancora finita, ragazze. Qui abbiamo ora l'abilità del battito, la piuma, che può attivare le correnti d'aria. E possiamo usarle per salire. Salve. A volte vado in giro. Una volta sono andato ai laghi di Luma. È davvero un bel posto. C'è una grande ruota oltre la sorgente, con una bella vista dall'alto. Se vai a ovest, dalla cima della ruota, raggiungerai i laghi di Luma. Qui ci viene dato un altro suggerimento per raggiungere la zona a est, cioè la zona a ovest, della quest principale. Qui abbiamo altra esperienza e possiamo salire ulteriormente. Salve. Sempre più Moki vengono alle radure ogni giorno. Per questo chiediamo a Grom di aiutarci a renderle più belle. Lo faremmo noi, ma siamo piccoli e preferiamo giocare. Ah, complimenti. Questi non possono essere distrutti, qui però possiamo salire. Altra esperienza. E qui in alto non c'è attualmente ancora nulla. Vediamo se si può andare di qua. Ma certo che sì. E qui abbiamo un nuovo personaggio. Tulei. Questo ramo. Devi portarlo via da qui. Si riferisce al ramo che abbiamo preso nel 2 episodi fa, se non sbaglio, e che ci aveva dato quella scimmia, quel key, nel bosco silente. Ci aveva chiesto di portarlo ad un esperto di piante che se dal caso sia questo personaggio. Non vedi?
è più una pietra che un pezzo di legno. L'albero a cui apparteneva è senza speranza. E si diffonde rapidamente. Una volta ho bruciato metà della mia aiuola per uccidere quella pietra insidiosa. Prendilo, prima che corrompa anche la nuova vita che nasce qui. Infatti la missione viene aggiornata. Porta al custode dell'albero la brutta notizia. Parliamo con Tulei comunque. Ho visto così tante novità da quando ho lasciato il mio giardino gelato dopo le tempeste. Ma uno spirito! La mia famiglia mi ha raccontato delle storie, che quelli come voi un tempo vagavano su queste terre dove mi chiamano straniero. Bada bene, non mi sto lamentando. Avevo quasi dimenticato la sensazione del terreno morbido tra le mani. Tuttavia, ancora non sembra casa. A noi e a lui possiamo dare dei semi che troviamo, tipo il seme misterioso che abbiamo trovato in uno degli scorsi episodi. E lui li pianterà nelle radure della sorgente. A differenza dei loro parenti stretti, i caccialuce, questi fiori pendenti, traggono la loro energia dai raggi della luna, non dal sole. Vai, diamoglielo. Allora, cominciamo. Non so come abbia fatto ad arrivare lì in cima lui. Come la luna ha effetto sulla marea, anche queste curiose piante sembrano avere una certa capacità di attrazione. Ne avevamo sempre un mazzolino sulla tavola, quando vivevamo nella nostra piccola capanna. Erano i fiori preferiti di mia madre. Coltivare qualche altra pianta non possiamo attualmente. Nessun danno fatto. Nuova missione secondaria, aiuta Tulei a ripristinare la flora delle radure della sorgente. Lo aiuteremo. Ci abbiamo un altro Moki. Ciao, devi essere lo spirito di cui tutti parlano. Le radure della sorgente ti danno il benvenuto. È bello qui. Grom il Gorlek ci ha costruito delle nuove case. E Veral ci prepara zuppa di molluschi di palude, piccantissima ma deliziosa. Dobbiamo ancora incontrarlo questo Veral. Salve. Mi fa piacere vederti tutti d'un pezzo. E abbiamo trovato quello che stavamo cercando. O ha trovato noi. Non mi impressiono facilmente, ma devo ammettere che ti ho sottovalutato. Sono al tuo servizio, ogni volta che ne avrai bisogno. Perfezioniamo le nostre abilità e compriamo, una cosa molto interessante, il respiro acquatico. Così non avremo più problemi di aria sott'acqua. Occhi aperti, spirito. È una cosa quasi fondamentale da prendere prima di andare ad esplorare i laghi di Luma, questa zona qui. Anche se l'avevo fatta una volta senza il respiro acquatico e si riesce a fare tranquillamente con un po' di bravura. Però è comunque molto comodo. Da qui sopra ora noi possiamo usare le piante che tu le hai piantato per muoverci più rapidamente nelle zone delle radure della sorgente. Bisogna vedere se con quelle riusciamo a raggiungere quindi un altro posto. Forse no. Qui non credo. Ne ha piantate sicuramente altre di là lui. Quindi andiamo a vedere. Abbiamo Motai qui. Vediamo cosa ci dice Motai. Ho visto cosa ha fatto Stridula alla tua amica Ori. Mi dispiace davvero. Credo che Q le ricordasse qualcosa. Qualcosa che odia. Anche lei un tempo era piccola. Vulnerabile. Preferisce non ricordarselo, Ori. Ma c'è qualcosa di cui non si è resa conto. Q è forte. Io lo so. La stavo osservando. Ok, vediamo un attimo se ho punti solo per vedere quante morti ho. 30. Ok. Il Bosco Silente è un luogo di cattivi ricordi, lo so. Ma lì c'è anche un luogo interessante. Un tempio dedicato agli antichi spiriti. Se ci torni, sappi che non sarai solo. Sarò con te a ogni passo. Un po' creepy, eh? Soltanto io e nessun altro, spero. Abbiamo un'altra notizia. Il tempio del Bosco Silente. Il tempio del combattimento. Abbiamo un bel po' di cose da fare. Un bel po' di cose davvero. Finiamo prima di tutto però. Eccolo! Le piante intendevo che aveva piantato Motai. Volevo dire Tulei. Ciao spirito, non tutti possono essere Mok il coraggioso, ma esiste un modo di dimostrare il proprio coraggio. Si trova nel cuore della tana di Ululo, un tempio per mettere alla prova il coraggio di chiunque osi avventurarsi lì. Ci andrei io, ma il mio coraggio è palese. Vabbè, è vero, se il suo coraggio è palese dopo tutto. Ecco qui il tempio del combattimento nella tana di Ululo, che ci andremo sicuramente perché è un slot di frammenti gratuito. Ecco fatto. Vai. Frammento di cellula vitale.
E qui, ovviamente nascosto, c'è un bel globo di esperienza. Vediamo se si può scendere da qua. Esattamente, e si può prendere anche questo frammento. Fulmine a catena. I colpi dell'arco spirituale colpiscono anche i nemici vicini. Come vedete, abbiamo tre frammenti dell'arco spirituale, quindi potremmo già iniziare a pensare ad una build per l'arco, magari durante le boss fight. Salviamo di nuovo. E andiamo a vedere se di qua è stato piantato qualcosa. Per salire, esatto. Qui ora possiamo salire facilmente. Vabbè, anche senza bisogno della corrente. E anche qui possiamo andare più su. Ancora più su. Così. Hop. Un Moki. Alto là. Nessuno può passare la grande vedetta. Che sarei io? Sono qui per Stridula, la cacciatrice. Vuole mangiare i mochi. E la nostra deliziosa zuppa di molluschi di palude. Non credo che lei sia molto interessata alla zuppa di molluschi di palude. Puoi passare, Spiriton, grazie. Beh, effettivamente sarebbe stato un problema se non fossi passato per te. Comunque, prendiamo la nostra piuma che, come vi ho fatto vedere, rivela dei tesori sotto le foglie. Sotto i mucchi di foglie. Oggi è il tuo giorno fortunato. Di solito la fila per la zuppa è lunghissima. A volte arriva addirittura a Grom. Ma la zuppa ne vale la pena. È così calda e vellutata. Andiamo a conoscere chi sta facendo questa zuppa. Veral. Mi hai portato erbe piccanti? Dove le hai trovate? Crescono soltanto su superfici aspre e devono essere raccolte con la luna piena. E sono proprio ciò che mi serve per preparare una perfetta zuppa di molluschi di palude. Che delizia rara! Proseguo quindi la quest degli scambi. Abbiamo una zuppa piccante, una prelibatezza, dei mochi con molluschi di palude. Esatto, trova qualcuno in cerca di un pasto caldo. Lo troveremo. Ah, tu devi essere Ori. Benvenuto, benvenuto. Che onore. Uno spirito nella mia cucina. Accidenti, chiedo scusa per il freddo. Prego, mettiti al calduccio vicino al fuoco. Io ci ho fatto l'abitudine. Il declino ha portato il gelo nella mia vecchia casa sulla vetta di Baur molto tempo fa. Inoltre, in queste acque gelide si trovano i pesci più gustosi, sempre che si riesca a pescare sotto il ghiaccio. Ogni ospite qui potrà trovare un po' di tepore e la pancia piena. È il minimo che io possa fare in questi tempi difficili. Una zuppa sostanziosa è l'ideale per distrarsi dalle preoccupazioni. Me lo disse una piccola Moki, tanto tempo fa. Mi insegnò a cucinare e a pescare. Mi aiutò a tirare avanti dopo che Stridula. Beh, ecco, quando rimasi solo. Sarebbe fiera di me se vedesse quanto è famosa la mia zuppa tra i Moki di queste radure. Ed abbiamo scoperto che probabilmente la famiglia di Vera, è stata uccisa da Stridula. Ok, le dice la stessa cosa. Bisogna stare attenti a non andare nella pentola perché ci farebbe danno, eh. State attenti. Comunque qui si può fare una cosa interessante, vi faccio vedere. Bisogna far rimbalzare questo proiettile. Là! Colpendo questo altare, il ghiaccio si scioglie. E quel mostro ciattro là, quel Gorlek, mi fa un po' paura effettivamente. Via! Cattivissimo! Però possiamo andare in acqua noi. Oh! Abbiamo delle piante carnivore lì. Qui tecnicamente siamo già nella vetta di Baur, eh? Come zona. No! Pensavo di avere la spada. Pensavo di avere la spada, invece gli ho fatto solo un po' di vento. Rimettiamoci. Esatto, il fendente spirituale. E finiamolo, questo mostro. Avendo sciolto il ghiaccio, ne possiamo andare sott'acqua. Evitando queste piante carnivore. Possiamo uscire qui. E prendere un nuovo frammento. Catalizzatore. Converti danni corpo a corpo in energia. Questo è interessante, eh? Ottieni energia quando infliggi danni corpo a corpo. Questo è molto utile. Tecnicamente qui potremmo andare ancora più in alto. Proviamoci.
Dammi un'altra palla di fuoco. Grazie. Esattamente, così. Hop. Qui c'è del vento ora, quindi possiamo andare su planando. Non vi ricorda niente questo posto? Un certo passo del dolore? Di Ori 1? Esattamente. Qui c'è un'unica cosa che si può fare. La gara. Si può fare una gara, perché andando per quassù non c'è niente, effettivamente. Forse prendiamo addirittura danno. No, non possiamo proprio salire qui. Quindi andiamo ad attivare la gara. Una gara molto, molto interessante. E anche molto difficile. Ci servono intanto queste chiavi di volta. Ahia, che male. Ecco fatto. Resa un'altra. Qui passiamo velocemente così da non essere colpiti da questi mostri. Esattamente. No, dai. Facciamo così. Dato che questo episodio comunque è già durato tanto, lo finisco qui. Nel prossimo episodio faremo la gara di questa zona, la cui arrivo è proprio dietro questo cancello dello spirito. E finiremo di esplorare le radure della sorgente per poi iniziare ad andare direttamente alla vetta di Baur e proseguire la missione principale. Quindi, per questo episodio è tutto. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!